Lasciarsi la televisione. Licenziato con ricevuto di ritorno. Stefania Pace, residente a Poggio Picense, in provincia dell'Aquila, e reduce dal grave disastro della notte fra il 5 e il 6 di aprile. Stefania, tu conoscevi Giampaolo Giuliani, puoi raccontarci la catena di eventi che ha portato a quella tragica notte e come ti sei salvata? Sì, dunque io ho conosciuto Giampaolo Giuliani qualche mese fa tramite un amico comune che lavora presso i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Ci siamo tenuti in contatto nei giorni successivi e lui mi spiegava come fare per avere, diciamo, una a spanne, diciamo così, guardando i grafici, per capire come si potevano prevenire questi terremoti, come fare per capire 6, 12 o addirittura 24 ore prima un evento sismico, e addirittura sia l'intensità che la localizzazione dell'epicentro. Tutte le volte che ci siamo sentiti e che dopo ci sono state scosse, io già sapevo che ci sarebbero state, perché Giuliani mi ha sempre avvertito, diciamo, telefonicamente, quando io chiedevo il grafico così, e lui mi spiegava, appunto, ci sarà una scossa di 2,5, e puntuale la scossa arrivava. E quella sera, la sera del 6, appunto, verso le 8 e mezza, ci siamo messi a cena e è arrivata una scossa di terremoto, al che ho acceso il computer, ho guardato il grafico e mi sembrava fuori da ogni canone precedente, perché raggiungeva un picco altissimo, e anche subito ho voluto pensare che fosse rotto il rivelatore. Chiamando Giuliani, lui mi ha detto lo controllo, in quel momento non era lì davanti, comunque dopo averlo controllato mi ha detto beh sì, in effetti c'è una concentrazione di radon molto alta in questo momento, e stiamo a vedere, insomma, dovrebbe arrivare una scossa. Alle 11 c'è stata una scossa di 4,5, credo, se non ricordo male, al che io sono uscita di casa con mio figlio piccolo, perché l'altro figlio grande e mio marito non erano in casa, e ho chiamato di nuovo Giuliani, il quale mi ha detto guarda, a mezzanotte ne dovrebbe arrivare un'altra. E se tu sei in macchina non posso parlare più di tanto, perché ho il telefono sotto controllo, sai, ho una denuncia che mi pende sul capo, quindi non ti posso dire di più, ma comunque per mezzanotte ne dovrebbe arrivare un'altra. Dopo la scossa di mezzanotte c'erano tante macchine lì fuori, è arrivata una persona della Protezione Civile di Paganica, che io non conosco ma la mia amica sì, e ha detto a tutti di rientrare in casa perché non c'era pericolo, di stare tranquilli, la Protezione Civile assicurava loro che era tutto sotto controllo e la situazione era normale, non c'erano allarmi. Al che la maggior parte delle persone che erano lì fuori sono rientrate, perché la gente comunque si fida della Protezione Civile. E dopo ho richiamato Giuliani, dopo che è successo così, e lui mi ha detto che ci sarebbe stata una scossa più forte. Più o meno a che ora? Più o meno... A che ora l'hai chiamato? Prima dell'una, perché poi dopo che lui mi ha mandato... Noi ci siamo sentiti per messaggio, lui mi ha mandato un messaggio dicendomi ci sarà un'altra scossa all'una più forte, e io l'ho chiamato, lui mi ha detto se sei in macchina rimani in macchina, non rientrare perché ci sarà una scossa più forte. Al che con la mia amica Patrizia abbiamo pensato che magari era il caso di avvertire tutte quelle persone, anche perché noi ci trovavamo in località il Colle di Paganica, e il Colle è un posto dove ci sono tutte case di pietra, tutte case vecchie, tutte case magari mai ritoccate, mai ristrutturate, per cui, come poi è stato, si sono sbriciolate. E allora il marito di Patrizia e Patrizia hanno cominciato giù per i vicoli a tirare fuori le persone dalle case, a suonare i campanelli, e molte di loro si sono anche arrabbiate, perché dicevano ma come, la Protezione Civile ci ha detto di rientrare e tu adesso ci chiami e ci fai uscire di nuovo di casa. E con vari, diciamo, escamotage, Antonio e Patrizia e anch'io siamo riusciti a tirare fuori le persone dalle case, quelle almeno che ci hanno dato retta, tra cui 3 o 4 famiglie macedoni con bambini piccoli,
E dopo alle 3 c'è stata la scossa e abbiamo visto le case che si sbriciolavano proprio ci si sbriciolavano davanti gli occhi e i fili della corrente che prendevano fuoco, insomma un inferno, e le persone che erano lì erano vive comunque, quindi questo è stato almeno Giuliani indirettamente, perché lui non sapeva che io mi trovavo a Paganica, non ricordo se gliel'ho detto, comunque ha salvato molte vite in questo caso, perché Paganica, tra l'altro la mia amica Patrizia mi ha mandato messaggi anche all'altra parte di Paganica, cioè località Sant'Antonio, dove di nuovo è una località molto, molto vecchia del paese, e le persone sono uscite di casa anche da lì. Per cui anche se, come dire, lo hanno messo a tacere, in questo caso è riuscito indirettamente a dare un allarme e a salvare delle vite, e di questo penso tutte quelle persone gliene sono grate, me compresa. Eravamo disperati perché non arrivava un'ambulanza, non arrivava una macchina dei vigili del fuoco, non arrivava nulla, cercavamo di chiamare i vigili del fuoco e le ambulanze in linea erano intasate. L'unica telefonata che siamo riusciti a fare è stata al 118, i quali ci hanno detto: guardate, non abbiamo macchine, non abbiamo mezzi, non abbiamo uomini, appena si libera qualcuno ve lo mandiamo. La protezione civile ha sempre cercato di non creare allarme, ma in realtà l'allarme c'era, bastava soltanto far uscire di casa le persone, almeno dei centri storici, per non causare tutte quelle vittime. Se pensi che noi, Poggio Picenze è un paese di circa 700-800 abitanti, ci sono stati 5 morti tutti nel centro storico, cioè vicino a casa mia, tra cui 3 bambini, quello poteva essere evitato. Io ho parlato un paio di giorni prima dell'evento sismico catastrofico con l'assessore all'ambiente di Poggio Picenze, che tra l'altro fa parte della protezione civile di Poggio Picenze, e gli ho detto: guarda che secondo me dovremmo montare qualche gazebo, dovremmo cominciare a preoccuparci, perché questi eventi sismici potrebbero essere preludio di qualcosa di più grande. Io ero in contatto con Giuliani, lui lo sapeva che io ero in contatto con Giuliani, non mi hanno mai chiesto nulla, e lui per tutta risposta si è messo a ridere e mi ha detto semplicemente: i terremoti non si possono prevedere, nessuno è in grado di prevedere i terremoti. Ci sono state persone che comunque si erano preoccupate di avvisare le istituzioni e la popolazione che qualcosa stava succedendo, nessuno ha dato loro retta. E quindi io mi chiedo a questo punto chi pagherà per tutte quelle vite che sono state perse. Invece nei giorni precedenti l'evento catastrofico sul telegiornale regionale passava un messaggio. Sì, passava il messaggio: non date retta ai ciarlatani, no? Perché i ciarlatani dicono che prevedono i terremoti e invece i terremoti non si possono prevedere. Questo insomma ci fa capire anche quanto l'informazione sia stata in qualche modo complice di tutte queste morti, perché in realtà un'informazione che dice state tranquilli ci sta dicendo: guardate che pure se c'è un terremoto del quarto grado non uscite di casa, tanto non c'è nessun pericolo. Io ricordo quando ero bambina che c'erano terremoti, comunque nel nostro territorio ce ne sono sempre stati terremoti. Appena si sentiva la scossa di terremoto si usciva in strada, si dormiva nelle macchine, quindi e nessuno ti veniva a dire rientra in casa perché non c'è pericolo. Per cui ora voglio dire, la gente si è fidata, sbagliando si è fidata. Tu hai seguito gli eventi del caso di Sulmona, per i quali lui ha ricevuto l'avviso di garanzia, sai com'è andata? Io so, perché in quei giorni ci siamo sentiti spessissimo, che lui non ha mai detto che ci sarebbe stato un terremoto fortissimo a Sulmona. A me personalmente, dopo il terremoto, mi sembra che c'è stato il terremoto dunque alle 13 o alle 11, non mi ricordo, della domenica, di 2 domeniche precedenti al nostro, e lui mi aveva detto per telefono: ma guarda, se ci sarà un altro evento, ma devo ancora verificarlo, ci sarà, se non minore, di pari intensità, cioè di 4.3, una cosa del genere.
quindi no, no, non ha procurato nessun allarme, perché un terremoto di 4.3 può creare qualche lesione, ma non fa succedere assolutamente nulla. Ma Giuliani ha beneficiato di fondi per le sue ricerche? Non ha beneficiato assolutamente di nulla, anzi io so addirittura che ha acceso dei mutui anche contro il parere dei suoi familiari, quindi è una persona assolutamente in buona fede. E so che agisce per il bene della collettività e non per interessi personalistici, a differenza di molti invece che lo fanno, diciamo, indistintamente politici e non, diciamo. Quindi se molta gente la notte tra il 5 e il 6 all'Aquila e dintorni si è salvata, forse lo deve anche a Giuliani. Credo proprio di sì, credo proprio di sì. We'll be right back.